Një fjalor etimologjik nuk është si fjalor i zakonshëm i gjuhës shqipe. Fjalor etimologjik nuk përmban të gjitha fjalët e gjuhës, por përmban vetëm fjalët rrënjë. Mm-hmm. Për shembull, fjalor etimologjik zbërthem, themi burimin, etimologjin, prejardhjen e fjalës punë. Mm-hmm. Nga vjen fjala punë në gjuhën shqipe? A është fjalë që gjuha shqipe e ka trashëguar? Sono padre Pasquale Nalli. Sono sacerdote dei sacerdoti del Sacro Cuore, padre di Oniani, e sono arrivato qui in Albania nel settembre del 2000, a seguito della morte di padre Michele. In quest'anno ricorre il 25° anniversario di molti istituti religiosi, tra cui anche noi, padre di Oniani, sacerdote del Sacro Cuore. Il primo che venne a visitare l'Albania dei nostri fu proprio padre Michele Bulmetti, che era reduce da un'esperienza missionaria prima in Mozambico e poi in Madagascar. Si trovava in Italia nell'anno in cui era appena avvenuta la caduta del regime comunista, e lui fu attratto da questa terra che era la terra dei suoi avi, e quindi chiese ai suoi superiori di poter fare un'esperienza in Albania per conoscere se potevamo realizzare anche noi una presenza missionaria. Il padre si dedicò subito alle opere sociali, aiutando famiglie in difficoltà, povere, e creando le condizioni per poter avviare una nuova storia di vita cristiana, perché il comunismo aveva azzerato ogni cosa, aveva distrutto tutte le chiese, soprattutto quella di Gurez, era stata una delle prime a essere distrutte e presentata al popolo albanese come il simbolo della distruzione del cristianesimo. Lui quindi si adoperò a creare le prime case, la prima costruzione in questo luogo dove ora ci troviamo, e chiese naturalmente aiuto finanziario a diverse istituzioni. Naturalmente i padri Dioniani furono coloro che maggiormente sostennero la sua iniziativa, e così pian piano avviò la costruzione dell'opera Dioniani in Albania, in cui possiamo osservare al centro la chiesa e ai due lati ci sono un'ala è dedicata alla comunità delle suore e l'altra ala alla comunità dei padri Dioniani. Tra coloro che hanno ispirato padre Michele c'è sicuramente la testimonianza, l'opera di Don Stefano Curti, che non ha avuto paura di essere sacerdote, di esercitare la sua missione fino alla morte, pur di non tradire il Vangelo. È per questo che fu nel momento in cui stava celebrando un battesimo, fu raggiunto da un gruppo di poliziotti, i quali lo presero in flagrante nel celebrare un battesimo che era proibito di celebrare dal regime. Siamo qui per ricostruire la Chiesa e anche una nuova generazione di fede, di cattocristiana. E il mio impegno prioritario è stato quello della catechesi. Mi sono impegnato fin dall'inizio a formare i catechisti e con loro naturalmente anche i fanciulli e gli adolescenti. Thank you.
Sono padre Mario Bosio, della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore del Niano. E nel 1994, trovandomi ad Andria, fui invitato dal padre Casolino per andare in Albania a sostenere padre Michele Bulmetti, che aveva minacciato di ritornare essendo solo. Mi era stato proposto di andare in Albania ad intermittenza, ma arrivato là ho visto subito la realtà, prima di tutto le migliaia di bunker che costeggiavano la strada, la povertà che si vedeva, e poi subito un progetto che aveva padre Michele Bulmetti, che era quello di mandarmi a Scutari. Lui invece viveva a Gurez, a Scutari, per far crescere alcuni giovani come aspiranti sacerdoti e missionari. E allora il mio sogno, che era quello di stare in mezzo ai poveri, fu subito in parte un po' troncato, perché come facevo in Italia, anche là dovetti fare l'educatore. È nato un'esperienza sportiva con l'aiuto di un nostro collaboratore, animatore, il quale insegna anche educazione fisica a scuola, e 4-5 volte a settimana egli utilizza questi campetti che abbiamo qui di fronte alla chiesa per fare degli allenamenti. Io sono Drilon Bibai, sono di questa parrocchia. Ho finito la scuola di educazione fisico a Scutari. Da 4 anni che sono maestro nella mia scuola. E poi ho cominciato l'allenamento da 4 anni. C'ho 2 gruppi che faccio allenamento. Ho cominciato questa iniziativa perché mi piace. E lavoro molto con i ragazzi. Non sono solo i ragazzi della nostra parrocchia, sono anche altre parrocchie. I bambini non pagano niente, hanno tutto gratis. Il mio tempo, il campo sportivo, tutto. Mi piace stare vicino ai miei genitori, molto. E mi piace la mia parrocchia, che è una bella parrocchia. Per questo io lavoro con i bambini, mi piace assai. Io lavoro ogni giorno con i ragazzi. Io non vedo il tempo. E loro mi chiamano, perché se non sono io, non va bene il football, così io... Non c'è da meravigliarsi che l'uso della lingua italiana è molto diffuso qui in Albania, proprio per una storia passata. Dopo la caduta del comunismo è avvenuto che gli albanesi hanno cominciato a collegarsi con le altre nazioni. La nazione più vicina all'Albania, naturalmente, dell'Europa è l'Italia. E quindi attraverso le emissioni televisive loro hanno potuto entrare nella cultura, nel mondo italiano, e anche perché vedevano nell'Italia uno sbocco per il loro futuro. Chi imparava l'italiano avrebbe potuto venire in Italia e cercare lavoro e fare fortuna. Mi chiamo Diro. Diro. Mi chiamo Musica. Ogni Musica. Abbiamo pensato di preparare un progetto per valorizzare
maggiormente all'agricoltura e per dare loro delle tecniche migliori per coltivare la terra. Questo progetto consiste nel offrirci delle serre da dare alle famiglie, le quali possono utilizzarle per il loro sostentamento, ma anche possono utilizzare il sovrappiù per venderlo e quindi avere delle entrate. Quindi abbiamo individuato 12 famiglie che hanno ricevuto queste serre. Alcune le hanno ricevute, altre non ancora. Inoltre, nella parrocchia abbiamo realizzato una serra di 500 metri, chiamata Serra Laboratorio Serra Madre, che ha cominciato a fornire le piantine da dare alle serre delle famiglie, in modo tale che per 2 anni noi forniamo gratuitamente questo servizio alle famiglie. Anche per le serre vi è stato un corso di formazione a cui hanno partecipato i migliori professori dell'Università di Tirana. Ora sta continuando il corso di formazione per le famiglie che riceveranno in donazione le piante da frutto per circa 1000 metri quadrati. Quindi ogni famiglia potrà avere 60, 70, 100 alberi per occupare uno spazio di 1000 metri quadrati. Francesca dove? C'è buona? Sì. Sì, che scopo una. Sì, dunque ti ho. E che ne vieldo non fa? Sì, io mio dunque che sì. Io sono Gioc Vuxani, professore di Università Agraria di Tirana e lavoro con questo progetto come responsabile tecnico di progetto. Io mi occupo in due direzioni. Faccio le parte di lezioni e di assistenza tecnica per prepararci i pesanti per fare coltivazione nella serra. E normalmente faccio anche parte tecnica di come si fanno le coltivazioni rurali in serra, da questa prima parte. La seconda parte sarà piantagione di piante di frutto. Padre Pasquale ha scelto 10 famiglie e facciamo 10 piantazioni di piante di frutto, diverse piante di frutto adatti per questa zona. Così questa è la seconda passo. E la terza passo sarà per darci a pesanti di questa zona anche un po' di animali per mantenere e anche per aiutarci a sua vita, per mantenere la sua famiglia, insomma. Abbiamo provato 2 tipi di... Dobbiamo provare chi è meglio, insomma, chi va meglio in questa condizione. E siamo contenti con questa, che è un po' più lungo, ma è buono. E soprattutto ho spiegato un po' come vanno le spinacchie, sia le malattie, sia le cose, e si ha bisogno di un po' di fertilizzanti. Ma siamo a posto. Questa è il secondo generazione. Abbiamo messo una volta e abbiamo levato la prima volta. Ma i pericoli è non mettiamo tanto fertilizzante, perché non è buono per il salute di gente. Ringraziamo anche il movimento Deoniani di Europeo, che hanno aiutarci per scrivere il progetto e per fare una cosa reale come abbiamo fatto, insomma. Lo scopo di questo progetto è aiutarci queste famiglie poveri per mantenerci la sua famiglia, ma abbiamo fatto anche un contratto, la parrocchia ha fatto un contratto, che questo prodotto, che è un po' troppo per la sua famiglia, hanno obbligato per dare a altro senza pagarci. Thank you.
Mi chiamo Nicola, con la mia moglie e tutta la mia famiglia. Ringraziamo padre Pasquale e tutti gli altri, il professor Gioca, per tutte queste cose che hanno fatto per noi e per la nostra comunità. Questa cosa hanno fatto per fare una speranza per noi. Ogni giorno dobbiamo lavorare. E questa è già una cosa importante. Poi vediamo come va. Ci serve un po' di lavoro, no? Esperienza, tutte le cose. La mensa è nata da un incontro che io ebbi 3 anni fa con una signora vera che gestisce un centro che si chiama Centro di Carità o Centro di Bontà. Unë jam Vera Molla, edhe ne kemi këtë qendrën prej 3 viteve. Do më thonë, ka pak ditë se sa po kemi filluar të kemi një drek për të varfrit, që i shtrojmë një drek për të fëmijët të varfër, që vinë nga familje shumë të varfëra. Ndërsa gjithkohës kishim qenë duke bërë projekt se neve këtu në këtë qendrë mund të ushqejmë 45 fëmijë deri në 50 veta, do më thonë. Unë jam Aleksandr, jam pastor ungjillor i kishës ungjillore Fjala Jetës në Laç. Gjithashtu jam edhe antar i Komitetit Ekzekutiv të Vllazërisë Ungjillore të Shqipërisë. Dhe që nga ajo kohë ishte shumë e lehtë për ne që të bashkëpunojmë me Padre Pasqualen. Dhe bashkëpunimi ynë, pra që filloi prej që nga data 6 që u konkretizua e deri sot, është me të vërtetë një bashkëpunim shumë vëllazëror ndërmjet kishës ungjillore këtu në Laç dhe kishës katolike që është në Gurs, që drejtohet nga Padre Pasquale. Pra, dhe me datën 6 ndër u konkretizua ky bashkëpunim dhe ne filluam që të gatuajmë 3 herë në javë për fëmijët jetim dhe të varfër të qytetit tonë. Dhe ushqimi që na është rekomanduar pra dhe nga Padre Pasquale dhe ne gatuajmë këtu, shumë fëmijë edhe të rritur thonë që ushqimi që kemi ngrënë këtu as në shtëpi tona nëse kemi ngrënë.
loro offrono le strutture e la preparazione dei pasti e noi invece, noi ideoniani, offriamo l'acquisto degli alimenti che serviranno a preparare i pasti per questi ragazzi. E incontriamo questi ragazzi, i quali vengono serviti nel pasto, ma anche si fermano per un breve dopo scuola e poi il centro li riaccompagna a casa. Un jam shumë ndiem shumë e lumtur për fatin që kem taku Padre Nalen, edhe që po bashkëpunojmë për të ndihmuar njerëzit në nevojë. L'idea originaria è proprio stato questo, che non siamo noi che vogliamo, che abbiamo voluto realizzare una mensa nelle nostre strutture, ma abbiamo voluto valorizzare una struttura già esistente e collaborare soprattutto con fratelli di un'altra confessione cristiana, e questo favorisce tra di noi il famoso ecumenismo della carità, cioè l'unità che Gesù, per la quale Gesù ha pregato nell'ultima cena, noi la dobbiamo realizzare attraverso delle iniziative, dei progetti nel servizio dei fratelli più bisognosi. Mi chiamo Venedik Ciallo, sono il direttore generale del servizio ospedaliero di Laci. La situazione sanitaria del nostro ospedale era in una situazione gravissima. Tutti i bagni distrutti. Quando dico tutti, tutti i bagni dal pian terreno fino al terzo piano del nostro ospedale erano fuori uso. Il servizio sanitario e dell'igiene aveva raccomandato di chiudere l'ospedale. Così ho deciso di bussare nella porta della Chiesa Cattolica, e concretamente, conoscendo anche da molti anni Padre Pasquale, rappresentante dell'Ordine Cattolico Padri Deoniani, l'ho invitato lui che venisse un giorno al nostro ospedale, in modo che vedesse lì da vicino. Io mi recai sul posto per rendermi conto della reale situazione e feci la scoperta che effettivamente le condizioni erano di una enorme gravità. Allora parlai con il mio provinciale, il quale condivise subito l'idea di fare un investimento per l'ospedale di Lacce. E inizialmente avevamo pensato all'acquisto di una autoambulanza, però l'autoambulanza non avrebbe risolto i problemi, anche se era uno strumento utile. Era forse più necessario e urgente ricostruire i bagni. E così abbiamo scelto di ricostruire tutti i bagni dell'ospedale. Tutto è sostenuto da una buona formazione degli infermieri. Vedremo dei codici di priorità. Di cosa si intende per codici di priorità? Lo sapete? Sotto classe per code di priorità. Si stabilisce chi deve essere visitato per prima. Perché il triage in tutti gli ospedali organizzati oggi, il triage è un metodo indispensabile. La cosa più importante, identifica chi deve essere visitato per prima. Poi faremo la pratica, avendo a disposizione il bancone là fuori, l'ospedale riparte con una marcia in più. Cioè, è cambiato il modo di fare sanità a Lecce. Unë quhem Ajrie, jam kryeinfermierja e urgjencës. Ne çdo ditë mblidhemi, infermierat e urgjencës, dhe bëjmë triazhin me doktor Carlos, si të, domethënë, të presim të pacientin që në hapin e parë të vjen të porta e spitalit.
Triazhi është vlerësimi i pacientit dhe gjendja, do të thonë, se çfarë zone që në pamjen e parë, vlerësimi i pacientit. Dhe çfarë zone do të fusim në zonën e kuqe ose në një jeshile ose verdhë. Do të thonë japim një kod pacientit. Quindi l'obiettivo di tutto questo che stiamo facendo e dicendo deve soddisfare, secondo me, tre cose. La ristrutturazione del pronto soccorso, ristrutturato con il sistema triage, perciò noi stiamo qua. La terza ed ultima cosa è la responsabilizzazione di tutto il personale operando in questa struttura. Il raggiungimento di questi tre obiettivi garantisce il successo di tutto quello che stiamo facendo. Sicuramente sarà così, che vi vedo contenti, soddisfatti e poi chiaramente a vantaggio di chi? Dei cittadini di questa città, perché saranno diminuite le fughe da qui a Tirana. Per noi jemi shumë të kënaqur për këtë leksione që po na jep doktor Carlo, për ne ishte një gjë shumë e re, sepse këtë nuk e dinim. Mi chiamo padre Antonio, io ricordo che dall'età di 3 anni andavo all'asile, ho sempre detto ma già fa, napoletano, ma già fa missionand, cioè devo diventare missionario. Tant'è vero che io ero un po' forse molto birichino e ricordo bene qualche maestro, qualcuno dei grandi, ehi, tu dici che ti devi far missionario e ti comporti così? Che facevo io da birichino? E che te ne importa a te? Quindi ho sempre vissuto con questa sicurezza, non ho mai desiderato altro, non so perché missionari non ne conoscevo. Qualche rivista avrò letto, avrò sentito qualche predica, ma è un qualcosa di superiore ad ogni psicologia. Missionario qui in Albania da 17 anni. All'inizio avevamo un gruppo di seminaristi e ho aiutato padre Mario Bosio, che era il responsabile. L'ho aiutato qui per la parrocchia che abbiamo a Boric e man mano ho assunto sempre più responsabilità, anche perché ho imparato la lingua e ho avuto molti più contatti con le persone. E continuo questa attività parrocchiale insieme con le suore, insieme con un gruppo di animatori. Continuiamo questa nostra attività parrocchiale in questa parrocchia che ha 5 chiesette, quindi parrocchia principale, chiesette secondarie. Cerchiamo di venire incontro ad ogni necessità di tipo naturalmente spirituale, non trascurando anche il lato umanitario e il lato assistenziale. Che cosa hai mangiato? Fasule. Oh, fasule. Oh, non è mio. E vai se quei che? Aiuto nelle famiglie, qui ce n'è tanto, tanto bisogno. Nelle statistiche l'Albania è l'ultimo paese d'Europa per reddito pro capite, per
ricchezza, parliamoci di ricchezza. Nell'ambito dell'Albania la nostra zona è l'ultima per questo reddito pro capite, abbiamo una povertà veramente molto diffusa, in alcuni casi povertà assolutamente estrema, al limite della sopravvivenza. La cosa più commovente è quando vengono varie volte le mamme che chiedono un sacco di farina, perché se possono fare il pane in casa, almeno in casa si mangia. Se manca anche la farina, veramente diventa tragico, tragico perché proprio non c'è niente, e spesso in casa non c'hanno niente o quasi niente. Qual è stato l'aiuto che tu hai dato a questa famiglia, che i deoniani hanno dato a questa famiglia? L'aiuto che abbiamo dato noi deoniani all'inizio è stato questo cupolone che avevamo avuto dalla Caritas spagnola, nel quale hanno vissuto per 2 anni, 5-6 persone, e hanno vissuto perché con questo almeno sono riparati dalla pioggia. Poi naturalmente la signora Zoya, il marito, ci hanno chiesto aiuto per costruirsi almeno una stanza con un bagno, e allora abbiamo cominciato le fondamenta, abbiamo continuato, abbiamo aiutato a costruire un po' alla volta la soletta, poi l'ultimo l'intonaco, e così adesso hanno una stanza, due, su cui possano vivere loro dignitosamente. Non dimentichiamoci che sono papà e mamma con 5 figli. La prima usanza è che tutti si tolgono le scarpe quando entrano in casa. Noi ospiti possiamo entrare con le scarpe. E senza mosquito. Oh, Ti dico. Allora, le due sorelle dormono qua. E a te, Cuscifietto? Blazer, bravi. Un altro impegno che dobbiamo prenderci è completare il bagno. A loro spese hanno messo i tubi con un loro grande sacrificio, adesso dobbiamo dargli un po' di elementi di bagno, lavandino. Sono arrivato a fine 2000, quindi 17 anni fa, e l'ho trovata in uno stato veramente tragico, perché aveva appena avuto una piccola rivoluzione nel 97 che aveva distrutto tantissime cose dell'Albania, a cominciare dagli archivi catastali, aveva distrutto tantissimo quella piccola rivoluzione, e la gente stava proprio avvilita, era il periodo massimo dei gommoni che partivano dalle nostre coste per arrivare in Puglia, quindi quella era l'Albania. A livello pubblico ricordo la polizia che non aveva macchine buone, macchine civili mezze scassate, non aveva la divisa. Ricordo le scuole, la scuola nostra, che non aveva neanche i vetri, quindi con le temperature nostre non si andava a scuola. Era tutto proprio un problema sociale grandissimo. Adesso, grazie a Dio, in 17 anni ho visto dei miglioramenti che in Italia abbiamo fatto 30-40 anni. Falem ne shpeton dhe s'im kanë nimua. Zoti i nimofte u shpërblehte familje në gëzime, marsi në familje të unë. Allora, la signora Zoya ha detto a me, però si rivolge a tutti, vi ringrazio per tutto l'aiuto che mi avete dato. Il Signore vi benedica e a tutti voi dia tanta salute.
Io sono Soremma, sono una suora basiliana, sono di Gures. La mia congregazione è nata in Italia. E io sono qui da 3 anni. Sono con i bambini della scuola materna. Faccio parte della parrocchia dei padri deoniani. La collaborazione con i padri deoniani nasce negli anni 2000. Prima con padre Michele Bulmete, lui è stato il primo fondatore di questa chiesa, di questo paese, che lui ci ha aiutato tanto, anche ha aiutato pure i poveri con i piccoli aiuti che lui ha portato dall'Italia. E poi lui, anche questo asilo che noi ora abbiamo, si è aperto, nel nome di padre Michele Bulmete. La nostra fondatrice aveva sempre in mente l'Albania, andare verso l'Oriente, verso i paesi poveri. E lei poi dopo la guerra, della guerra mondiale, lei quando l'Albania è nata, lei ha dovuto ritornare ancora in Albania. E hanno scelto Gures. L'asilo è una grande attività di tipo sociale, educativo che facciamo, perché i bambini nei nostri asili imparano tanto, offriamo loro una bella merenda a base di Nutella, a base di marmellata, a base di frittate, quindi una bella merenda. Bisogna dire in particolare che per alcuni bambini al mattino non mangiano, perché le mamme non ci hanno da dare un qualcosa di... Quindi per quei bambini la merendina che diamo noi è colazione e forse anche pranzo. Unë jam, unë quhem Rita Ullaj, jam edukatore në kopshtin qendra ditore, Famullia Bërëq. Po në edukatore në grupin e fëmive 3-4 vjeç, është grupi përzier, kena nga katolike dhe musliman, kena marveshjet mira me të dyja palët. Kështu si prind, këtu nga kopshti ju dalin të knaqun, edhe të shkolla, mësuesat atje kanë... opinion pozitiv të mirë, sepse nxënësit shkojnë përgatitur. Edhe nxënësit e kopshtit ton, atje dallohen në mësime. Prind, familjarë, preferojnë shkollën tonë, sepse këtu kushtet janë më të mira, gjonat blehen nga motrat, edhe mësojnë më shumë. Kur përgatisim programe për krishtlinje, për kështu, aktivizohen të gjithë, edhe muslimant, edhe të krishterët. Në mentati, e birit, e shpirti, shenj, a kështu, a të një,
progetto bellissimo quello dell'ambulatorio, superiore alle nostre attese. Abbiamo risistemato due stanze che avevamo prima per l'asilo, l'asilo ha avuto stanze nuove, le abbiamo sistemate per fare ambulatorio. Abbiamo avuto la grande fortuna di una dottoressa che è andata in pensione, una dottoressa certamente tra le più brave di Scutari, che viene una volta alla settimana, e di una suora infermiera fisioterapista che viene due volte alla settimana, e quindi con questa presenza possiamo assicurare un intervento, una visita per i poveri. Qui in Albania e soprattutto nella nostra zona viviamo delle crisi molto forti a livello di igiene, a livello di salute. C'è una crisi di parassitosi, quel che dicevamo noi, i vermi nell'intestino, una crisi di parassitosi che prende quasi tutti, i bambini, la grande maggioranza, e anche molti adulti, dovuta alla mancanza di igiene, alle carni conservate male e a tanti altri fattori. La cura è costosissima, le cure non si trovano qui in Albania, le pillole o altro, riusciamo a farle venire dall'Italia, però a migliaia di euro, ma grazie a Dio la provvidenza dall'Italia ci ha sempre aiutato, perché guarendo questi bambini, guarendo queste persone, veramente abbiamo fatto forse la cosa più bella che potevamo pensare. Mi chiamo Giustina Haji, sono pediatra e da 2015 io verrò qui in parrocchia di Boric, per quando hanno aperto un piccolo ambulatorio che noi prestiamo ai malati. Ogni mercoledì vengono, minimo noi facciamo 30 visite. Ci sono i bambini, gli anziani, diverse malattie, così anch'io dovevo aprire, studiare e consultare anche con gli specialisti, perché sono diverse diagnosi che vengono qui. Ho visto che sono tre cose dei bambini: sono malnutriti, dalla malnutrizione vengono l'anemia, voglio dire che sono anche anemici. Altra cosa che ogni tanto, per quando non hanno le condizioni migliori nelle case e così, ci sono molto spesso anche le malattie degli apparati respiratori come angina, faringite, laringite, broncopneumonia, bronchitis e così via. E ci sono altre cose, che la carenza delle vitamine. E altra cosa, ho visto che ci sono tanti bambini con parasitosis, perché sono venuto forse dalle condizioni igieniche che non hanno nelle vostre case. Mi chiamo Anna, sono una suora stigmatina. Da 2015 lavoro in questo ambulatorio. La mia giornata è che lavoro in questo, diciamo precisamente, accompagno la dottoressa ogni mercoledì che viene, venerdì vengo da sola e poi qualche volta anche con la dottoressa. Accolgo i pazienti nella sala di attesa, gli accompagno della dottoressa. Mi rimane sempre impresso una donna che viene, così diciamo, ogni due settimane qua, le sue sofferenze, non della povertà, ma della violenza del suo marito. Quando non riesco a fare o aiutare la gente, rimango anche un po' male, perché non possiamo risolvere tutti i problemi normali, non la parte sanitaria, ma gli altri problemi che hanno loro.
La legge del canone, o noi diciamo canuni, è la tragedia dell'Albania, ma adesso l'Albania del centro e del sud l'ha quasi superato questo fenomeno. Rimane in questa nostra zona l'Albania del nord. Naturalmente anche in questo la nostra zona, la nostra parrocchia è la prima, abbiamo il primato di famiglie che sono in vendetta di sangue, o come diciamo con un termine albanese molto crudo, il prenderci il sangue, perché il canuno dice: il sangue che tu hai preso a mio figlio uccidendolo, il sangue versato, deve essere pareggiato con altro sangue che io devo riprendermi da te, dai maschi della tua famiglia. Quindi questo è un fenomeno ed è un dovere, cioè se una famiglia, un uomo non fa questo, non prende il sangue, è un uomo da niente. Quindi tutto una mentalità sociale che ti obbliga, ti spinge a prenderti questa vendetta di sangue. Cerchiamo di incoraggiare gli uomini che ci sono qua, che sono di professione, tra virgolette, pacificatori, di incoraggiarli, portarli insieme con noi, anzi sono loro che fanno molto più di noi, a far sì che queste famiglie possano riconciliarsi. E qualche episodio di riconciliazione, bellissimo, quanto di più bello abbiamo vissuto, c'è stato. Atëherë unë jam Kastriot Lazar Preçaj, vjeç 50, banor e fshatit Grud Fush. Përsa i përket kësaj intervist në lidhje me pajtimin, është një traditë trashëgume që nga gjyshi im, i cili është quajtur Gjënçoku, që është marrë me pajtimin e gjaqeve, duke përfshi deri në Malxhi. Io sono Jenny e faccio parte della parrocchia di Napoli, dove ci sono appunto i Dioniani che operano ormai da anni, e per 2 anni sono venuto qui in Albania a prestare servizio come animatore per il campo scuola che i sacerdoti Dioniani organizzano ogni anno a Boric insieme a Padre Antonio, che insomma il sacerdote che qui opera attivamente tutto l'anno. E la nostra attività sostanzialmente si basa sull'animazione, animazione per bambini, i bambini ecco del villaggio di Boric e anche qualcuno che viene anche da qualche villaggio insomma limitrofo, e noi cerchiamo di associare l'animazione per i bambini anche a un messaggio, che è un messaggio di fede, un messaggio d'amore legato ovviamente alla figura di Gesù Cristo, insomma al messaggio del Vangelo. Qui solitamente siamo in... Da diverse comunità arrivano questi ragazzi che vengono a fare animazione, veniamo da Napoli, da Cosenza, da Lamezia, da Roma, e insieme organizziamo le attività che si svolgono in 3 fasi. La prima fase è la fase mattutina, quindi accogliamo i bambini con dei balli, poi c'è la fase dedicata all'animazione in teatro, ci dedichiamo poi ai laboratori. Questi laboratori sono diversi, abbiamo fatto laboratorio di Scooby-Doo, dove i bambini costruivano questi braccialetti, laboratorio di Just Dance, dove i bambini appunto ballavano e stavano insieme, e altri poi diversi, insomma, che ogni anno vengono scelti in base a quelli che sono i materiali che noi portiamo dall'Italia, o anche in base a come dall'Italia noi poi ci organizziamo e portiamo qui le attività. Oh yeah, già, già mi è entrato un sacco, ma te lo normale. Non ho sentito, ma qui niente, ma sto in che tomando, è finita una cura.
secondo momento, finita la fase campo scuola con i bambini che poi tornano a casa dopo aver fatto merenda insieme a noi, ci dedichiamo anche all'aiuto delle famiglie, dei villaggi, insomma, e aiuti concreti, quindi parliamo di farina, olio, pasta, e i ragazzi in gruppo, in gruppettini, insomma, vanno in queste famiglie, insomma, e hanno contatto con quelle che sono queste realtà che spesso e volentieri sono realtà che toccano. Io ho visto con i miei occhi ragazzi che sono rimasti molto molto toccati, sono rimasti alcuni anche un po' scioccati al vedere realtà che noi in Italia non immaginiamo, realtà di una povertà estrema che insomma, se te la raccontano non sei in grado di capirla appieno. Se invece però hai modo di vederla, di toccarla, ti tocca, ti rimane e quindi poi ecco torni a casa arricchito. Io quando cerco di spiegare un po' quello che facciamo qua, al di là poi del campo scuola, a me preme molto spiegare quello che oltre all'animazione dei bambini facciamo con le famiglie povere, perché sembra è un'attività tra virgolette secondaria, perché noi principalmente veniamo qua per il campo scuola, però è quando poi tocchiamo la povertà che poi torniamo a casa con un arricchimento che te lo dà soltanto un viaggio missionario, comunque un tipo di percorso che è quello che facciamo con i Dioniani, che è preparato durante l'anno e trova poi fulcro, trova concretezza quando stiamo qui a Scutari e a Boric in Secundis. I bambini albanesi sono bambini che hanno la sfortuna, quelli soprattutto che noi animiamo, di essere nati in un periodo storico particolare per l'Albania. Anche se, dovendo dire poi la verità, magari hanno la fortuna da un lato di essere nati dopo il regime comunista, quindi hanno una libertà che magari prima non avevano, i bambini che vivevano fino a 30 anni fa non avevano, però hanno la sfortuna, ecco, di vivere in un contesto che è estrapolato dall'Europa che noi conosciamo, un contesto di civiltà come quella che noi abbiamo in Italia, e vivono invece in un ambiente che è estremamente povero, estremamente difficile, estremamente macchiato da quella che è stata la storia albanese negli ultimi anni e riporta ancora oggi degli strascichi, insomma, delle difficoltà. E attraverso il gioco, attraverso un messaggio che è sostanzialmente poi il messaggio che noi apprendiamo dal Vangelo, noi ecco cerchiamo di dare anche un messaggio di speranza a questi bambini, e sembra che siamo noi a dare qualcosa a loro, ma posso dire con estrema certezza che sono loro che danno qualcosa a noi. Noi torniamo a casa ricchi nell'animo in un modo che è inimmaginabile, che non trovi in nessun altro posto se non un posto dove tocchi con concretezza la povertà, la difficoltà dell'andare avanti quotidianamente e anche la disperazione di alcuni, la tristezza che alcuni hanno proprio in volto. Tu vedi che alcuni albanesi, anche giovani, ragazzi, bambini, sono tristi, sentono ancora il male che le generazioni precedenti hanno subito. È come se l'avessero un po' ereditato, e noi veniamo qua per distruggere questa eredità e per instaurarne una nuova, un'eredità fatta di altri crismi e di altri tipi di contenuti, di elementi, insomma. Mi diverte molto
padre Gianni diverte, mi fa sorridere padre Gianni perché dice una cosa giusta, dice: io quando vengo in Albania torno in Italia e campo di rendita. Ed è vero, perché chi viene qua capisce che tante volte noi ci lamentiamo, proviamo disagi per delle problematiche che sono talmente frivole che se rimani ovattato nella tua realtà non lo capisci. Se metti un attimo il naso fuori e metti il naso in una realtà come questa, capisci invece che, insomma, quello che le difficoltà che tu vivi sono ampiamente superabili, soprattutto poi le difficoltà materiali. Magari c'è il ragazzino che si lamenta del fatto che non ha il cellulare di ultima generazione, c'è il ragazzino che lamenta il fatto che magari a cena la mamma non gli ha cucinato il piatto preferito, per fare degli esempi estremamente concreti. Vieni qua e capisci che queste sono delle, vorrei dire una parolaccia, non la dico, però sono delle stupidaggini, e campi, ecco appunto, poi in un altro modo, vivi con una ricchezza che porti dentro per tanto tempo. Però non è solo la questione di non deve essere visto come un discorso egoistico. Tu torni a casa, torni ricco, consapevole del fatto che questa ricchezza la devi portare nel tuo ecosistema, nel tuo ambiente, devi arricchire gli altri di questi contenuti e poi con la speranza ovviamente di ritornare qua e di riacquisire di nuovo questa sensazione di diversa, questa sensazione di toccare una realtà che non è la tua e riarricchirti nuovamente e rifare come se fosse un giro, va, è un percorso che non finisce mai, almeno io spero non finisca mai per quanto mi riguarda. Mi chiamo padre Gianni Di Miccoli e sono un deoniano, sacerdote del Sacro Cuore. In questa terra un po' un pezzo di cuore perché dal 2000, subito dopo la Giornata Mondiale della Gioventù, quasi per tutte le estati, per 18 anni, ho accompagnato dei gruppi di giovani per fare delle attività estive con i bambini e i ragazzi del luogo. Il perché faccio ancora questa esperienza dopo tantissimi anni ha vari motivi. Il primo è perché mi sono affezionato a questa terra, mi sono affezionato alla gente, mi trovo bene, mi trovo come se fossi nella mia seconda patria, seconda casa. Un altro motivo è quello che, portando qui i giovani, faccio del bene sia ai bambini, ai ragazzi, ai giovani del luogo e anche ai giovani delle nostre parrocchie che fanno l'esperienza. Quelli del luogo perché ricevono un po' di speranza durante l'estate vedendo altri giovani come loro che si dedicano anche a dedicano la loro estate, il loro tempo a servizio della missione. E per i nostri è una carica per poi affrontare l'anno che viene nelle varie attività che svolgono, sia nella vita quotidiana che nella vita in parrocchia, nell'animazione, nella catechesi, nei gruppi giovanili. E allora questo mi spinge sempre, ogni anno, a rifare l'esperienza. Anche durante l'anno ho occasione di venire o a trovare i confratelli o a stare un po' con loro, oppure per qualche occasione particolare, qualche avvenimento. E quindi capita anche qualche volta che vengo 3-4 volte all'anno in questa terra santa, perché è santa perché è stata bagnata dal sangue dei martiri. Tornano a casa questi giovani anche educati un po' alla sobrietà e in alcuni casi anche alla precarietà, che non fa mai male perché poi li ridimensiona un po' nel loro modo di vivere. L'Albania per me è stata un'opportunità, sicuramente un'opportunità di crescita e di maturazione, perché un po' mi sento in colpa perché l'ho sfruttata. Non sono ancora venuto come missionario stabile, ho fatto solo un'esperienza un po' più lunga di 7 mesi nel mio anno di diaconato. E per il resto sono venuto a fare queste esperienze brevi, massimo 15 giorni. Io tutte le volte ritorno carico, contento, prima di tutto di aver fatto fare un'esperienza ad altri, di aver trasmesso loro quello che io per primo ho ricevuto e poi per i tantissimi incontri.
qui penso di avere più amici che forse in Italia, nel nostro mondo religioso è normale, tantissime suore, tantissimi frati, tantissimi preti. La chiesa albanese per me è una chiesa familiare, è una chiesa nella quale mi sento a casa. Ecco perché c'è questo amore, questo trasporto, perché quando uno si sente a casa, di casa si ha la nostalgia. Non fare nessuna difficoltà a venire anche a stare più tempo. Qui in missione forse, proprio perché siamo in terra di missione, si collabora molto. Con il Vescovo collaboriamo tantissimo, con altri istituti religiosi qui intorno che stiamo, Salesiani, Gesuiti, Vincenziani, le collaborazioni sono ottime nello scambiarci quando abbiamo delle assenze, nel condividere momenti di gioia, momenti di festa. La collaborazione è ottima, anche con le suore c'è una grande collaborazione perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi e lavoriamo per lo stesso progetto. Mi chiamo Suora Aurora, sono nella congregazione delle Suore Basiliane Figlie di Santa Macrina. Il nostro centro è a Mezzojusso, Palermo, e vivo qua da 5 anni, qui in questa parrocchia, che è la parrocchia del Gesù Misericordioso, dove collaboriamo insieme con i padri De Cognani, che fa parte, è in periferia di Scutari, che fa parte, siamo a Boric qui, in questa parrocchia, e fa parte di Scutari, diocesi di Scutari. Noi collaboriamo sin dal 2001-2002, già andavano al Rial delle Suore con Padre Mario, i primi passi, qua non c'era nulla ancora, e dopo tutto poi è suscitato, si è costruito. E, sin dal 2002, nel 2003, è stato aperto anche l'asilo con le nostre suore, dal 2002 che noi diciamo che abbiamo preso questo cammino di parrocchia, di collaborazione. Collaboriamo, condividiamo tutto, diciamo tutto della parrocchia che consiste. Sono più che felice. Sì, sono più che felice di quello che faccio e molte volte con i giovani dico: se io rinascerei un'altra volta mi farei suora e a servire questi poveri, ovunque i poveri dove li incontro, ecco, sono per questo consacrata e sono felice della mia vita consacrata. Mi emoziona perché è la cosa più bella che ho nelle mani. Mi chiamo Monsignor Simon Culli, sono il vescovo della diocesi di Sapa, ordinato vescovo 14 settembre 2017. Sono nato in un villaggio qui vicino della Zadrima nel 1973, nel pieno tempo del comunismo, dove l'Albania era tutta lateo. E da bambino i miei nonni mi hanno trasmesso la fede, mi hanno portato a battezzarsi da una suora che vive ancora oggi, che ha 88 anni, che ha battezzato me e tutta la mia generazione fino all'89-90. Quella suora battezzava tutti
i bambini del paese, perché i nonni volevano trasmettere la fede cristiana a ogni nipote. E per questo devo ringraziare il Signore che sono cristiano dai miei nonni. Con i padri Deoniani io li conosco da seminarista, quando ero in seminario che incontravo i padri che venivano missionari in Albania e ho avuto sempre grande stima di loro che sono venuti nel paese delle Aquile, nel paese dell'Albania, nel paese sofferente, proprio anche loro per dare a questo popolo la speranza, la gioia e a dare soprattutto Cristo che ha mancato per 45 anni a questo popolo che era tanto assetato di sentire e di conoscere Cristo Gesù. E sono molto contento, ecco, anche nella collaborazione che abbiamo, anche non solo una diocesi in Albania, ma tante diocesi dove loro lavorano, e li ringrazio per ogni contributo che loro hanno fatto per l'Albania, per questo posto molto bello, che ha bisogno ancora dei missionari come sono i padri Deoniani. Anche adesso abbiamo bisogno, perché siamo pochi preti albanesi del posto. Così ringrazio il Signore per questo dono che ha fatto alla Chiesa albanese e auguro buon lavoro, buona missione. Io sono padre Lello Lanzilli, sono un gesuita. Sono entrato nella Compagnia di Gesù nel 1981, sono originario di Napoli e dopo la mia formazione sono stato destinato in Albania, dove sono arrivato nel 1993, nel marzo del 1993. Ho vissuto in Albania 21 anni fino al 2014, agosto del 2014, e poi sono rientrato in Italia innanzitutto per alcune visite mediche. E dopo sono stato destinato a collaborare con la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Ma è successo che nel 91, quando si è riaperta l'Albania, dopo la caduta del regime comunista, il provinciale ha chiesto a tutti i gesuiti la disponibilità a essere inviati in Albania. E io ci ho pregato un po' su, non vedevo motivi, io avevo già una destinazione, io stavo finendo gli studi, ma avrei dovuto lavorare nel campo della pastorale giovanile del Sud Italia, quindi era già un campo specifico. Però ho detto al provinciale, io ci ho pregato, non vedo controindicazioni per andare anche in Albania, so che tu non mi manderai, perché... E invece lui ha detto no, ma stavo pensando proprio a te. E quindi diciamo una vocazione seconda. E quindi diciamo la vocazione missionaria è la vocazione di ciascuno, cioè io non mi sento missionario perché sono stato in Albania, io mi sento missionario in quanto sacerdote, ma ancora prima in quanto cristiano, cioè la missione è la capacità di comunicare la bellezza della scoperta di Dio nella propria vita, e questa è la prima missione, e farlo nel luogo dove sei nato o farlo lontano 700 km, 800 km da casa non cambia molto, perché quello che cambia, quello che è necessario è un atteggiamento interiore, un atteggiamento spirituale di grosso rispetto nei confronti delle persone con cui vai a vivere, a interagire. Grosso rispetto, perché ciascuno ha una grossa ricchezza interiore e per ciascuno Cristo ha dato il suo sangue. Certo, in un paese che non è quello tuo di origine hai bisogno di entrare in dei codici culturali, in una lingua che è diversa, e questo ti può dare l'impressione in qualche modo di essere fuori dal contesto. Io ho imparato l'albanese alla fine, insomma, dopo pochi anni riuscivo a parlarlo e a comunicare con le persone, non solo a comunicare con le persone ma anche a tenere conferenze, omelie all'impronta.
Ma all'inizio è stata un po' dura, perché all'inizio è stata dura non tanto quando non capisci niente, ma come sacerdote è dura quando capisci, quando le persone vengono a confessarsi e non puoi fare nient'altro che dargli la soluzione. Non puoi fare nient'altro che dargli la soluzione, e cioè non aiutarli a fare un cammino. Capisci magari che c'è un problema, e che questo problema avrebbe bisogno di alcune parole di incoraggiamento, di chiarimento, di spiegazione, e non poterglielo dare. Bene, io lì ho scoperto, dal punto di vista della missione fuori dai confini nazionali, diciamo così, mi ha aiutato a scoprire il mio voto di povertà. Io mi sono sentito estremamente povero. Povero perché tutta la ricchezza che avevo dentro non riuscivo a comunicarla, non potevo comunicarla, e ne sentivo, ne avvertivo che l'importanza in dei momenti specifici, soprattutto in alcune confessioni, ripeto, all'inizio soprattutto quando le persone venivano fuori da un caos generalizzato e avevano bisogno di avere una parola di incoraggiamento, di vicinanza, di presenza. Con il seminario dei Donniani abbiamo avuto diversi scambi. Il seminario dei Gesuiti non era dei Gesuiti, ma ci è stato chiesto dalla Santa Sede appunto di provvedere alla direzione del seminario interdiocesano di tutta l'Albania. Tutti i giovani cattolici che volevano diventare preti diocesani venivano in seminario a Scuteri. Quindi grossa collaborazione a livello di stima, di riconoscimento reciproco, di pensare sulle cose, sulle attività, sul modo di essere presenti in Albania. Alcune volte abbiamo avuto la possibilità di celebrare l'Eucaristia nelle chiese di Doniani, a Gures per esempio, o a Borici, sono andato qualche volta, di poter confessare nei luoghi dove i Doniani svolgono la loro attività, di fare delle attività con i giovani e per i giovani. E soprattutto la comunità di Tirana, a dire il vero, con quella di Gurres, con la comunità dei Donniani di Gurres, ha avuto più occasioni di collaborazione. Io ero a Scuteri, dal 96 sono stato a Scuteri, e quindi diciamo che noi a Scuteri avevamo un ruolo istituzionale più marcato rispetto a quello di Tirana, quindi le nostre energie erano maggiormente, come gesuiti presi, dal seminario, quindi le attività esterne erano attività di collaborazione sempre comunque in relazione all'attività del seminario. E al di là della collaborazione dal punto di vista apostolico, io conservo un bellissimo ricordo dei padri dei Donniani che ho conosciuto e che conosco. Adesso non vorrei citarne alcuni, li cito, senza che poi gli altri si offendano, no? Ma padre Antonio Bozza, padre Mario Bosio, Don Michele Bulmeti all'inizio, padre Pasquale Nalli, insomma c'è un bel ricordo di una grossa vicinanza, di una grossa sintonia del modo di vivere e di intendere la missione. Persone che ho conosciuto in anni di grande spirito di sacrificio e anche di grande vicinanza alle persone, di grande vicinanza alla gente. Questo è una cosa che secondo me è non solo un merito, è una grazia del Signore, no? Una capacità di poter entrare nel tessuto concreto della vita delle persone.